Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. C'era un tempo passato, un tempo in cui la recitazione era una sola e unica onda che raccoglieva tutti i campi, dal teatro, strada iniziale per parecchi grandi artisti, al cinema, fino ad arrivare al doppiaggio. Moltissimi attori all'eggio provenienti da una lunga gavetta teatrale hanno lasciato il segno sulle pagine, dando non solo la voce, ma anche il corpo e l'anima, doppiando a volte attori bravi, altre volte meno, ma dando ugualmente anima ai loro personaggi. È il caso del grande attore di cui parliamo oggi, scomparso purtroppo 10 anni fa, ma mai dimenticato, Sergio Di Stefano. Il segreto un po' è di cominciare un attimo dopo che comincia lui a parlare e finire un attimo dopo, in modo che se non va bene, se sei diventato, noi in gergo diciamo lungo o corto, si può spostare, si può sistemare. Basta che tieni lo stesso ritmo. Classe 1939, dopo essersi diplomato all'Accademia di Arte Drammatica, inizia proprio teatro nel 1963, portando in scena La vita di Edoardo d'Inghilterra di Brecht. Successivamente, nel 1971, recita nello sceneggiato televisivo E le stelle stanno a guardare. Ed è proprio in quegli anni che entra nel doppiaggio. Comincia con la società SAS a doppiare insieme a mostri sacri come Emilio Cigoli attori come Kate Carradine nel film western Quattro tocchi di campana con John Wayne e Johnny Cash. In seguito entra nella più famosa CDC Cefit Group ed è proprio lì che troverà tanti attori a cui presterà la voce in tanti iconici ruoli. Il primo da citare è sicuramente Jeff Bridges, che inizia a doppiare sin da giovane nel 1976, nel film Il gigante della strada, con un altrettanto giovane Arnold Schwarzenegger. E, pur non doppiandolo sempre, diventerà una delle voci ricorrenti dell'attore. Lo doppierà in film come Starman di John Carpenter, La leggenda del re pescatore di Terry Gilliam, L'amore a due facce di Barbara Streisand, ma soprattutto Il grande Lebowski dei fratelli Coen, dove dà vita in italiano all'iconico e imprevedibile Drugo. Un timbro, quello di Di Stefano, molto più pulito di quello di Bridge, ma che ad ogni film è sempre riuscito ad adattarsi cogliendo la parlata e lo stile asciutto e da strada di Bridge. Cazzo di Quintana. Quel verme gioca alla grande. A me sembrano soldi facili, senza rischi. E mi sa che il rapimento l'ha organizzato lei. Eh? Ah, come sarebbe? I pisciatappeti non c'entrano in questa storia. Scusa. Una bella giovane moglie ha sposato uno soltanto per soldi, ma ha l'impressione che non gliene dia abbastanza. E allora fa debiti da tutte le parti. È un clamoroso falso, amico. Sai cosa diceva Lenin? Tu cerca la persona che ne trae beneficio e... Insomma, avrai Walter, capisci cosa voglio dire? Secondo attore difficile da immaginare con un'altra voce è sicuramente il francese Christopher Lambert, che Di Stefano inizia a doppiare dal film Subway di Luc Besson. Ma è il film successivo che sarà destinato a diventare un cult. Highlander di Russell Mulcahy, dove Lambert interpreta l'immortale guerriero Connor MacLeod. Curiosità, all'epoca l'accento francese di Lambert venne abbastanza schernito, vista la contraddizione con il personaggio di origine scozzese. Ovviamente in italiano non abbiamo avuto questo problema, grazie alla bravura di Di Stefano, che con il suo timbro elegante rende grande giustizia al giovane attore. Perché ti amo esattamente come il primo giorno che ti ho vista. Il sole splende alto, non fa freddo. Tu hai la tua pelle di pecora. E gli stivali che io feci per te. Buonanotte, mia dolce Eder. Un abbinamento che continuerà ad essere frequente non solo nei seguiti dello stesso Highlander, ma anche in vari film come Gunman, Mortal Kombat e Resurrection. Ma il talento di Di Stefano non si è legato solo ad attori, quanto a ruoli iconici, del tutto diversi tra loro. Kevin Costner e Elliot Ness in Gli Intoccabili, John Malkovich in Mary Reilly, Il gioco di Ripley e La maschera di ferro, Robert Englund, Freddy Krueger in Nightmare 4, 6 e Freddy's Nightmare, William Hurt in AI, Intelligenza Artificiale, Alan Rickman in Alice in Wonderland, Tom Selleck in e Out e tanti altri. Sono del Dipartimento del Tesoro. Abbiamo bisogno di una recluta per un certo periodo. Sarà distaccata al nostro dipartimento. Abbiamo la piena collaborazione della polizia di Barry, Chicago. Vorrei sapere da te quali sono i migliori allievi di questo corso. Williamson e Stone. Bene. Mi scusi, questi ragazzi sono sposati? No. Bene. Williamson! Tu hai famiglia. Vieni avanti! Non voglio uomini sposati.
non solo voce per il cinema, ma anche per serie TV live action e animate. Ad esempio Jonathan Frakes nelle serie Star Trek The Next Generation e Star Trek Enterprise, ma soprattutto Johnny Bravo, protagonista della serie famosissima Demenziale, dove Di Stefano dà prova della sua abilità comica. Sei brava, sei davvero in gamba. Ma io ti supero, sono più bravo di te. Gin, ho vinto! Johnny, è arrivato il conto della tintoria, non ho i soldi per pagarlo! No, mamma, quante volte ti ho detto di lasciar perdere le televendite? Eppure sai bene che le statuette di porcellana sono la mia passione! Non fare così, non sopporto di vederti piangere! Allora hai deciso, porterai la mucca al mercato e la venderai! Ah, non mi permetti mai di tenere un animale in casa! Mentre nel 2004 nasce il personaggio per cui Sergio Di Stefano verrà ricordato dal pubblico, il cinico ma brillante Dr. House nella serie Dr. House Medical Division, con protagonista il bravissimo Hugh Laurie, che con il suo stile molto british riesce a sposarsi perfettamente con la voce elegante di Sergio Di Stefano, che lo doppierà nelle prime 6 stagioni. Ciao, Dr. House. Ciao, ragazza di cui non ricordo il nome, alla quale ho curato il padre, quindi chissà perché è qui. Ali. Penso di avere quello che aveva mio padre. Beh, certo, è normale. Sarebbe bastato anche un po' meno, ma va bene anche così. Da quando il maschio 17enne arrapato si è estinto nel New Jersey, non posso muovermi. Beh, congratulazioni, sei la fiera portatrice del tuo rino qualcosa. Un rinovirus. Non puoi muoverti perché hai il raffreddore. Non posso perché me l'ha detto la Caddy. Purtroppo nel 2010 ci lascia improvvisamente, dovendo abbandonare non solo il personaggio, ma un'intera professione che ancora oggi sente la sua mancanza. Ma le voci sanno anche essere immortali se rimangono scolpite nella nostra mente e noi di Voci.fm vogliamo ricordarle tutte. Continueremo ancora a parlare di grandi cinema, grandi serie TV e soprattutto di grandi voci del passato e non, sempre qui su Voci.fm, il sito delle voci. Un saluto da Alessandro Delfino. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.